Antiche civiltà, tra storia, leggenda e mito, dimenticate, perfino occultate, per poi tornare alla luce e suscitare interrogativi, porci dinanzi a nuovi nodi da sciogliere, alla ricerca di qualche certezza sulle nostre origini. La storia ci fornisce importanti informazioni sul nostro passato attraverso documenti e testimonianze scritte. Ma ci sono dei secoli ancora avvolti nella nebbia prima della nascita di Roma e del diritto, quando le terre del Lazio e dell'Italia centrale erano abitate da popolazioni chiuse in se stesse che si armavano a difesa del proprio territorio dagli attacchi dei vicini o venivano in contatto in modo pacifico con popolazioni provenienti dal mare. Queste misteriose civiltà continuano a viaggiare nel tempo e nello spazio, stimolando la fantasia di scrittori e appassionati e inducendo gli storici ad una narrazione suggestiva dei fatti, affascinati da quanto resta del loro passaggio. È il caso delle mura ciclopiche ancora visibili nel Lazio, conosciute anche come mura poligonali. E che il viaggio abbia inizio tra questi misteriosi retaggi del passato, che ci narrano di antichi popoli preromani, dalle vette di Norba all'acropoli di Circei, proiettata nel Mar Tirreno, fino a spingerci nell'entroterra di Alatri, Arpino e Ferentino, arrivando a una terra di frontiera, colma di energia e mistero, come San Vittore del Lazio, l'antica e scomparsa Aquilonia. Certo, se ci dovessimo attenere alla riflessione dello scrittore americano Ambrose Bierce, animato da un sarcasmo fuori dal comune, dubbi e interrogativi non ci lascerebbero mai. Ma indagare, ricostruire, ipotizzare è una delle caratteristiche dell'uomo, non solo degli storici o degli archeologi. Siamo nel Lazio, terra antichissima che ha assistito alla nascita di una delle civiltà dominanti della storia dell'uomo, Roma. Prima dell'affermarsi della città Caput Mundi, l'area centrale dell'Italia è stata abitata da popolazioni preromane di ceppo latino. E prima ancora la storia narra di popoli dalla discendenza misteriosa, sui quali ancora non siamo in possesso di testimonianze sufficienti a fare chiarezza. Ed ecco proliferare fantasiose ricostruzioni, raccordate tra loro da un filo labile, oseremmo dire quasi invisibile. Del resto, lo diceva Karl Popper, la distorsione della verità nasce con l'uomo. Il bisogno degli esseri umani di credere alle storie che diano una parvenza di razionale dall'inspiegabile è antico quanto la nostra storia, come ha spiegato anche il sociologo Rob Brotherton. Consoliamoci su un aspetto, che i resti delle mura megalitiche nel Lazio, in generale, in un ideale tracciato pelasgico che da Norba passa per Circei, unendosi con Alatri, Arpino e Ferentino, fino ad arrivare all'area di San Vittore, in particolare, sono dei sentieri turistici da valorizzare e promuovere. I resti megalitici sul versante del Monte San Bucaro a San Vittore del Lazio sono il nostro punto di arrivo, ma il punto di partenza appartiene a chi quelle testimonianze di roccia forse le ha lasciate per primo, i pelasgi. La misteriosa popolazione che possedeva notevoli conoscenze tecniche, che veniva dal mare come era già descritta dagli antichi greci. Chi erano dunque i Pelasgi? Per i greci dell'età classica, i Pelasgi costituivano una popolazione greca preellenica che li aveva preceduti e ormai si era estinta. Per Pelasgi, più in generale, si indicavano gli abitanti indigeni della regione del Mar Egeo e la cultura del luogo prima dell'avvento della lingua greca. Il loro territorio originario era l'Arcadia, nella penisola del Peloponneso. Successivamente emigrarono in Tessaglia, nell'Ellesponto, nella Licia e sull'isola di Creta. Sono gli storici post-omerici come Esiodo, Eforo e Strabone a raccontarlo. In epoche remote, i Pelasgi giunsero in Italia, toccarono la foce del Po fino a scendere nel Lazio, dove, alleati con gli aborigeni della Sabinia, sconfissero i Siculi. Per le loro vittorie nell'età del bronzo, gli italici avrebbero concesso ai Pelasgi di popolare l'Etruria, secondo quanto riportato da Dionigi di Alicarnasso. Tuttora infatti permane l'ipotesi di un solido legame tra i Pelasgi e gli Etruschi. I Pelasgi erano una popolazione dedita alla navigazione, alla guerra, alla colonizzazione, ma soprattutto alla fondazione di città. Alcune teorie portano i Pelasgi come il popolo dei Peleset, citato nelle iscrizioni egiziane tra i popoli del mare che attaccarono l'Egitto durante il regno del faraone Ramses III, che
sconfitto, fu costretto a concedere loro di stabilirsi in Palestina, da cui ebbe origine il popolo dei Filistei, come riporta lo storico biblista Giovanni Garbini. Da qui e dalla Grecia i Pelasgi si sarebbero poi spostati verso la costa italiana, una ricostruzione che ovviamente ancora oggi non trova concordi in maniera unanime storici e archeologi. Ma teniamoci ai fatti. L'unica testimonianza archeologica che potrebbe suffragare questa tesi è l'iscrizione in geroglifico del tempio funerario del faraone Ramses III di Medinetabu, che racconta di un'alleanza di 5 popoli stretta in seguito alla distruzione della città siriana di Ugarit nell'8° anno del regno del faraone, 1183 a.C. Tra i popoli citati compaiono i Peleset. Sono i cosiddetti popoli del mare, del nord e delle isole. Un elemento che propende in favore della possibile origine egea dei Peleset è l'iconografia utilizzata per rappresentare gli stessi nelle raffigurazioni di Medinetabu. I guerrieri Peleset infatti vengono ritratti con un elmo piumato stretto alla gola da una fascetta di cuoio e armati di spade achee. Tuttavia, al fine di identificare i Pelasgi con i Peleset e quindi con i Filistei, va notato che Omero, per definire i Pelasgi, li chiama Pelasti, molto simili ai Peleset, indicati nei geroglifici egiziani che, come è noto, non prevedono vocali, termine molto vicino alla zona geografica dal nome Palestina. È proprio la Bibbia a sottolineare la diversità etnica tra il popolo di Israele e i Filistei, additando questi ultimi come originari di Creta e Micene, indicazione supportata da ritrovamenti archeologici che hanno portato alla luce ceramiche della stessa fattura. Le stesse ceramiche sono state rinvenute anche sul suolo italiano, secondo quanto ci dice Giovanni Garbini, e ciò dimostrerebbe la diffusione della cultura filistea e quindi pelasgica nella penisola italiana e nelle isole della Sicilia e della Sardegna. Ma in quale documento compaiono per la prima volta i Pelasgi? Nell'Iliade di Omero, dove vengono citati come alleati di Troia e capaci navigatori. Successivamente, lo storico Erodoto indica tutti coloro che avevano vissuto in Grecia prima dei Greci come Pelasgici, con sede nella regione ionica dell'Arcadia, sita nel nord-est del Peloponneso. Dionigi di Alicarnasso racconta della dispersione dei Pelasgi in seguito alla cacciata dalla Tessaglia, dove erano arrivati dal Peloponneso. Alcuni giunsero a Creta, nelle Cicladi, in Beozia, altri arrivarono a Spina, presso le bocche del Po, nel nord Italia, mentre altri ancora discesero nell'Italia centrale, dove si allearono con gli aborigeni per scontrarsi coi Siculi. Qui i Pelasgi fondarono e conquistarono alcune città: Pisa, Saturnia, Alsium e Falerii, la città che si trova a circa metà strada tra Fabbrica di Roma e Civita Castellana, dove resta la chiara testimonianza del Tempio di Giunone, della stessa forma di quello dedicato alla dea ad Argo, anch'essa città pelasgica. Una testimonianza lasciataci dai Pelasgi è costituita da quelle costruzioni che nel linguaggio comune vengono appellate mura ciclopiche, ritenute anticamente retaggio dei mitici giganti da un solo occhio e invece presumibilmente erette proprio da quei popoli provenienti dal mare, dotati di una spiccata capacità tecnica e forse di un'altezza fuori dal comune per il proprio tempo. Se l'altezza media delle popolazioni locali era di 1,50 m, 1,60 m, forse queste genti, dette ciclopi, potevano arrivare a sfiorare anche 1,90 m. Ma torniamo alle costruzioni. Si tratta di strutture difensive, propiziatorie e anche astronomiche, lasciate in molte zone del Lazio, realizzate a secco, senza l'impiego di malta, con enormi blocchi di roccia calcarea di forma poligonale, posti gli uni sugli altri a formare incastri perfetti. Sono note comunemente come mura megalitiche, dal greco megas lithos, ovvero grandi pietre, aggettivo che nella sua etimologia riecheggia la provenienza dei popoli preellenici che le avevano erette. I Pelasgi avevano una indole migratoria, esplorativa, colonizzatrice, ma soprattutto una grande vocazione marinara,
Eusebio nel Chronicon, considerava quella dei Pelasgi una talassocrazia, riconoscendogli appunto il dominio dell'intero Mar Mediterraneo, in un periodo che sarebbe iniziato 99 anni dopo la caduta di Troia e sarebbe durato altri 85 anni. Quindi, seguendo la cronologia di Eratostene di Cirene, tra il 1082 e il 997 avanti Cristo. I resti archeologici di maggiore entità sono conservati in provincia di Frosinone, nelle cosiddette città Saturnie, accomunate nell'archeologia dell'Ottocento dalla mitica fondazione da parte del dio Saturno. Si tratta di Alatri, Anagni, Arpino, Atina e Ferentino. Ad Alatri sono visibili tuttora, in ottimo stato conservativo, l'imponente acropoli e la cinta muraria a difesa del nucleo cittadino. L'acropoli, dalla forma trapezoidale, misura circa 19.000 metri quadrati e le sue mura arrivano a toccare i 15 metri di altezza. Costituisce uno degli esempi più pregevoli della tecnica edilizia e megalitica laziale e non solo. I suoi blocchi sono lunghi fino a 4 metri e alti fino a più di 2. L'ingresso è consentito da due porte a cui si collega un passaggio sotterraneo coperto da enormi monoliti. L'architrave della porta principale è possente, misura in lunghezza più di 5 metri, in altezza 1,60 m e in profondità 1,65 m. È ritenuto il più pesante megalite lavorato nell'antichità nella penisola italica. Sull'ingresso minore della struttura sono scolpiti tre falli, probabilmente a scopo rituale. Il muro occidentale presenta tre grandi nicchie, detti i santuari, la cui funzione non è ancora chiara. Sullo spiazzo superiore dell'acropoli insiste tuttora un basamento quadrato di blocchi megalitici, probabilmente un altare primordiale, dove in età arcaica poggiava un tempio tuscanico, dove oggi sorge il Duomo di Alatri. La popolazione alla quale comunemente è attribuita la realizzazione dell'acropoli e della cinta muraria è quella degli Ernici. La sua datazione è ancora incerta, ma fissata intorno al IV secolo a.C. per quanto riguarda la cinta muraria e a un secolo dopo per quanto riguarda l'acropoli. La difficoltà di datazione è dovuta alle numerose fasi di costruzione, soprattutto per le mura esterne. Stiamo partecipando a un importante progetto che è quello che vede Alatri insieme al Comune di Amelia a capofila per un progetto che va nella direzione tanto agognata nel tempo, cioè quella di ottenere un riconoscimento da parte dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Questo progetto molto importante riguarda molte città italiane e greche in maniera tale da avere più possibilità di ottenere questo riconoscimento nel più breve tempo possibile. Sarà un percorso lungo, ma noi ci crediamo perché Alatri ha tutte le potenzialità per ottenere questo importante riconoscimento. Nello stesso tempo dobbiamo attuare una politica di pubblicità di questo sito, che ci rendiamo conto dalla gente che raggiunge la nostra città è poco conosciuto. Quindi utilizzeremo tutti i mezzi necessari per far sì che questa importante città possa diventare un punto di riferimento per tanti cittadini e tanti visitatori. Molti appassionati, studiosi, ritengono che la costruzione di queste imponenti cinte murarie vada attribuita ai Pelasgi. Questo deriva dal fatto che sul finire del I secolo a.C. un eminente storico, Dionigi d'Alicarnasso, nella sua opera monumentale sulle antichità romane, dice che furono i Pelasgi insieme ai Greci a scacciare dal Lazio i Siculi e costruirono tra il Tevere e il Liri una serie di città fortificate. Quindi il passo di Dionigi d'Alicarnasso ha influenzato tantissimi eruditi che a partire dalla fine del Settecento, come Petit Radel, Marianna Candidi Dionigi, John Isaac Middleton, Edward Dudwell, riscoprirono queste imponenti cinte in opera poligonale del Lazio meridionale, e sulla base appunto del passo di Dionigi d'Alicarnasso ritennero opera di questa mitica popolazione dei Pelasgi queste cinte della provincia di Frosinone. Parliamo di Alatri, parliamo di Arpino, parliamo di Ferentino, ma parliamo anche delle mura dell'acropoli di San Felice Circeo, di Fondi,
di Terracina, e appunto le datarono considerando che i Pelasgi erano vissuti alla metà del secondo millennio, appunto a quel periodo. Che cosa facevano? Andavano alla riscoperta di questi centri minori fuori dalle mete turistiche, ma poi, come vediamo nel caso di Alari, ma di molti altri che poi minori non sono, perché hanno queste straordinarie e imponenti strutture murarie che hanno un fortissimo impatto scenografico. Voi pensate che alla metà dell'Ottocento il grande Gregorovius, quando arriverà ad Alatri e vedrà l'Acropoli, rimane più colpito della vista dell'Acropoli di Alatri che non del Colosseo. L'Acropoli di Alatri è veramente un qualcosa di straordinario, calcolate un perimetro di 400 metri e in alcuni punti raggiunge i 18 metri di altezza, quindi voi immaginatevi per un viaggiatore, un erudito che non conosceva la città, imbattersi in un'opera come questa, che emozione. Questi viaggiatori di scoperta hanno il grande merito di far conoscere nuovamente queste città del Lazio meridionale, della Ceceria. Marianna Dionigi, nel suo volume Viaggi nelle città del Lazio che dicono fondate dal re Saturno, prende in esame Atina, Arpino, Ferentino, Alatri e Anagni. John Izzard Middleton, partendo da Roma, visita oltre che i castelli romani, ma il suo viaggio era proprio destinato a dimostrare, a suscitare una nuova attenzione, naturalmente negli ambienti eruditi dell'epoca, questa parte del territorio del Lazio meridionale. Il limite qual è però di questi studiosi? Che loro, che erano veramente delle persone molto preparate, conoscevano benissimo il latino e il greco, si basano appunto su questi passi degli autori antichi e meno sugli aspetti archeologici, cioè quindi sulla cultura materiale. Quindi queste città, anche nel caso dell'Acropoli di Alatri, andrebbero fatte delle indagini archeologiche sistematiche, che in parte sono state fatte ma in parte sono ancora da fare. Allora voi capite che nel momento in cui uno cerca di studiare una struttura come questa solo sulla base della tecnica muraria, su quello che ci dicono le fonti antiche, manca una parte consistente, che è quella dei dati archeologici, che in molti casi, in molte strutture in opera poligonale, non parlo solo del Lazio, ma voi calcolate che le strutture in opera poligonale si trovano laddove è presente il calcare. Come ha detto un eminente studioso, Francesco Cifarelli, appunto la tecnica in poligonale è propria di quelle zone dove si trova il calcare. Qual era la tecnica di costruzione di queste mura poligonali? Diciamo innanzitutto che il calcare ha delle lesioni naturali, quindi si è visto in molti casi che queste maestranze locali utilizzavano dei cunei di legno e li inserivano all'interno di queste aperture, naturali. Li bagnavano i cunei di legno, una volta bagnati si ingrossavano e quindi spaccavano il blocco. Il blocco, una volta che si era spaccato, queste maestranze lo tiravano fuori e con delle funi naturalmente lo sagomavano adeguatamente, quindi lo lavoravano bene, e poi i blocchi, è il caso dell'Acropoli di Alatri, qui si vede benissimo, li calavano dall'alto verso il basso. Ora voi notate che tra un blocco e un altro erano tutti a secco, quindi non c'era nessun legante che teneva questi blocchi, e questo faceva sì che questo tipo di strutture resistessero meglio anche alle sollecitazioni telluriche. Quindi la tecnica in opera poligonale noi la troviamo soprattutto nelle zone calcaree. Pensate al Lazio meridionale, dove si trova? A Terracina, San Felice Circeo, Fondi, sono tutte zone calcaree. Questa è una collina calcarea, quella dell'Alatri. Infatti se voi vedete in basso, e qui si vede benissimo, noi notiamo che cosa? Fino a un certo punto ci sono le mura. Poi questa zona, che è stata abbassata alla metà dell'Ottocento per costruire la via Gregoriana, mostra proprio il banco naturale della roccia calcarea. Quindi questo che cosa significa? Che tutta era l'Acropoli, dove sta l'Acropoli dell'Alatri, era tutta una collina calcarea. Sopra abbiamo ancora i tagli della cava. Quindi il loro era, ripeto, non dico che era semplice, perché voi vedete questi poligoni che in alcuni casi hanno più di 5-6 lati, quindi era difficilissimo, quindi erano delle maestranze abilissime, maestranze locali abilissime. Pensate, l'architrave della Porta Maggiore pesa quasi 29 tonnellate.
E quindi questo significava che loro, oltre ad avere una piena padronanza di come incastrare, di come costruire questi blocchi, immaginate che dietro i blocchi c'è un terrapieno. Loro il terrapieno lo realizzavano anche con gli scarti di questa della pietra calcarea, quindi rendendo dritto più possibile, regolare il muro, e poi applicavano questi enormi poligoni. Le date delle costruzioni megalitiche sono state oggetto in passato di dibattiti e scontri senza che si sia riusciti a raggiungere un parere unanime. Ma lo scontro archeologico, storico e culturale non verteva e non verte soltanto sull'aspetto anagrafico delle opere in pietra, ma si allarga anche sul fronte della natura e della funzionalità delle mura stesse, militare, religiosa, astronomica. Ma il dibattito nel tempo si è allargato anche su chi avesse costruito queste opere di protoingegneria. Ma siamo sicuri che siano state popolazioni preitaliche? E se invece fossero state direttamente genti indigene, come i Volsci, gli Ernici, gli Aurunci, che abitavano queste zone ben prima degli altri? Oppure ancora i Romani, perché è stato accertato che questi, nelle loro fondazioni coloniali e successivamente non solo nelle grandi cinte murarie e nei basamenti dei santuari, ma anche in sostruzioni di ville, viadotti e ponti, adoperavano questo sistema delle grandi pietre. Gli ultimi progressi della ricerca archeologica ci dicono che in Italia il grosso di queste strutture in opera poligonale si colloca cronologicamente tra il VII e il I secolo a.C., quindi siamo in un'epoca sicuramente successiva all'arrivo tra virgolette dei pelasgi in Italia. Ma allora chi le ha costruite? Perché c'è questa problematica, i romani e le popolazioni italiche. È chiaro che le prime fasi di queste strutture murarie sono opera delle popolazioni locali. Anche ad Adri, noi all'interno, negli scavi fatti da Anna Gallina Zevi negli anni 70 del secolo scorso, abbiamo trovato delle strutture in opera poligonale, quindi interne a questa cinta murarie dell'Acropoli, che sono sicuramente precedenti a quello che noi possiamo vedere, a questa cinta che noi possiamo vedere. Ripeto, non è che gli abitanti alari arrivano nel IV secolo a.C., esistono molto prima, ed esiste molto prima questa tecnica in opera poligonale. Già in età arcaica, già nel VI secolo a.C., probabilmente qui esisteva una prima cinta muraria, quindi nessuno si pensa, si sogna di dire che sono stati i romani ad inventare l'opera poligonale. Qual è la datazione delle mura? La datazione presumibile anche confrontandole con altre cinte murarie, forse più credibile per quello che noi sappiamo adesso, è il IV-III secolo a.C. per questa cinta più esterna, questa imponente cinta esterna. Presumibilmente le altre strutture murarie, quelle che sono state trovate diciamo all'interno, appunto scoperte nello scavo della dottoressa Anna Gallina Zevi nella metà degli anni 70 del secolo scorso, presumibilmente sono di età arcaica, quindi sono del secolo a.C. Il dibattito tra gli studiosi si inasprì nel corso del secolo scorso, fino a portare la datazione delle mura ciclopiche dal X secolo a.C. fino al IV secolo a.C., per poi trovare una collocazione intermedia, quasi una sorta di compromesso rispetto alle indicazioni delle varie scuole di pensiero. Quel che è certo è che ancora oggi il principale punto di riferimento per la catalogazione della tecnica esecutiva delle costruzioni megalitiche rimane lo studio di Giuseppe Lugli. L'archeologo romano divise le tecniche di realizzazione in quattro modi. Nella prima e nella seconda maniera si costruiva sovrapponendo semplicemente blocchi di pietra grezza, e la seconda maniera differiva dalla prima solo per l'inserimento di pietre più piccole negli interstizi. Nella terza tecnica si provvedeva alla levigatura dei blocchi, che andavano così ad assumere quella caratteristica forma geometrica poligonale che favoriva un perfetto incastro. Nella quarta tecnica i blocchi diventavano parallelepipedi quadrangolari. In molti casi le quattro tecniche si fondevano. Dunque queste costruzioni che origini hanno? Gli stessi archeologi nei loro studi avanzano ipotesi, fanno congetture, costruiscono teorie, ma nessuna si sovrappone all'altra e soprattutto non esclude l'altra, arrivando qualcuno ad affermare una commistione di tecnica dovuta alla volontà dei romani di erigere questi monumenti utilizzando le influenze delle maestranze preelleniche o etrusche. In provincia di Latina abbiamo il magnifico esempio di Norba,
con la sua cinta muraria in opera poligonale, con quattro porte che gli scavi stratigrafici hanno datato risalente al IV secolo a.C. Le mura di Norba, in alcuni punti in ottimo stato di conservazione, racchiudono una superficie di 38 ettari. Lungo il loro perimetro si aprivano delle porte minori, dette posterule o posterle, dalle dimensioni piuttosto anguste, utilizzate dalle truppe per i propri movimenti, senza la necessità di dover ricorrere alle aperture degli ingressi maggiori che avrebbe indebolito la difesa della città. Nel Frusinate troviamo resti di mura, una portella e un ponte con la base in opera poligonale a Ferentino, circondata da un circuito di mura megalitiche lungo ben 2,4 km, che racchiude una superficie di oltre 27 ettari. Le mura appaiono a tratti edificate utilizzando tutte e quattro le tecniche dell'opera poligonale, e ciò dimostrerebbe la loro costruzione in un arco temporale che va dal VI secolo a.C. alla conquista romana. L'acropoli di Ferentino è realizzata su un basamento in opera poligonale di quarta tecnica, risalente quindi alla dominazione romana. La parte superiore è costituita da massi molto più piccoli, in opera molto simile alla quadrata. Siamo di fronte a uno dei tratti più belli della cinta muraria in opera poligonale di Ferentino. Qui veramente si apprezza questa straordinaria tecnica costruttiva. Già da quel blocco, che conta molti angoli, divertitevi a contarli, capite il perché di questo termine tecnico poligonale. Queste mura, sapete, nel passato erano chiamate pelasgiche, ciclopiche, poi nell'Ottocento anche mura poligonie. Si chiamano poligonali proprio perché i blocchi sono lavorati in maniera esemplare, incastrandosi uno all'altro e senza uso di collanti o di materiali intermedi. Questo tratto è stato ripreso in particolare da Marianna Candida Dionigi, dai suoi architetti e artisti, per il libro Viaggio in alcune città del Lazio che dicono fondate dal re Saturno. La Dionigi faceva notare come i piccoli spazi venissero riempiti con tasselli, tipo questo. E metteva anche in evidenza, lo vedete ancora lì in alto, anche se in 200 anni si è molto degradato, l'uscita forse di un fognolo, di un condotto di scolo, perché qui al di sopra c'era, adesso c'è una strada, ma al di sopra iniziava già la città, anzi a poca distanza da qui, veramente a meno di 100 metri, c'è uno splendido basamento, sempre in opera poligonale, su cui apre una porta che viene chiamata Grotta Para, qui a Ferentino, e sopra il quale è stato ritrovato, proprio in anni recentissimi, un ulteriore podio, un basamento pertinente verosimilmente a un tempio. Questo ci fa capire che sulle mura poligonali, nella nostra arcaica terra, c'è ancora da scoprire. È probabile che l'architettura megalitica fosse propria di tutti gli edifici nevralgici della città. La funzione difensiva è quindi fondamentale nella strategia dell'architettura e della costruzione, anche se esistono evidenze circa l'esistenza di logiche distinte. La funzione religiosa è quasi sempre presente nell'ambito di queste costruzioni, ma se riflettiamo, queste sono caratteristiche comuni a molti popoli dell'antichità, in cui non vi era distinzione tra potere civile, militare e religioso, essendo spesso accorpato in un unico soggetto. Qui è ben evidente un fallo che è il potere apotropaico, allontana gli esseri maligni, il male, i nemici. E qui siamo già sulle mura che sostengono l'acropoli di Ferentino.
Questo fallo è su un blocco in opera quadrata, ma se ne trovano spesso anche sui blocchi in poligonale, come quelli famosi di Alatri, sulla Porta Minore dell'Acropoli. A solo pochi metri dal blocco con il fallo c'è un altro tratto molto interessante, perché potete vedere come questi enormi blocchi, che non sono più propriamente poligonali, ma hanno un piano di posa non sempre orizzontale e sono più che altro trapezoidali, quella che un tempo poteva essere definita la quarta maniera dell'opera poligonale, la quarta maniera trapezoidale. Questi grandi blocchi sono sormontati dall'opera quadrata tipicamente romana, come abbiamo già visto in altri punti, e ancora più in alto potete ammirare un'opera ancora più rifinita, che è quella della parete laterale della cattedrale di Ferentino, che sorge non a caso proprio sul pianoro dell'Acropoli. Qui siamo giunti nel punto più alto del rilievo su cui è sorta l'antica Ferentinum. Chiaramente nel punto più alto c'è l'Acropoli, ma in particolare di tutto il recinto dell'Acropoli il punto più spettacolare è proprio questo, il cosiddetto dado dell'Acropoli di Ferentino, che, come è ben evidente, è veramente imponente, maestoso. E soprattutto è anche evidente una stratificazione nei modi di costruire, dai blocchi irregolari più vicini al terreno, poi sempre più regolarizzati, anche se ancora si potrebbe parlare di blocchi con pose inclinate e con forme trapezoidali. Poi c'è, come abbiamo visto anche in altri posti, l'opera quadrata e poi ancora più su c'è di nuovo il Medioevo, perché sull'Acropoli è sorta la cattedrale e il palazzo vescovile, che poggia proprio sul dado. In particolare, tra la parte romana e la muratura medievale corre una lunga iscrizione sul cui significato ancora oggi si dibatte, perché in base a queste iscrizioni molti studiosi propendono a datare come appunto interamente romana questa struttura. Altri invece pensano che la parte inferiore, che forse in parte era anche sotterranea, faceva parte delle fondazioni, che la parte inferiore sia precedente all'opera romana. Ma questo fa parte del fascino di tutti questi monumenti megalitici. Siamo in un altro dei punti salienti della lunga cinta urbana che circonda il centro storico di Ferentino. Una cinta urbana che sviluppa diversi chilometri, anche se purtroppo molti tratti sono crollati. Qui in particolare abbiamo una delle parti intatte dove si può apprezzare meglio l'opera poligonale. In questa porta, una delle tante porte di Ferentino, forse la più famosa, la Porta Sanguinaria, è anche di nuovo facile osservare la sovrapposizione dei metodi costruttivi, dal muro poligonale all'opera quadrata e alla muratura medievale. Molto probabilmente in passato, dove ora c'è l'arco chiaramente romano, doveva essere un architrave che chiudeva in alto la porta. Sanguinaria, già il nome sa di leggenda, si parla di battaglie e di scontri sanguinosi accaduti nei pressi, ma come sappiamo tutte le mura poligonali delle cinque città di Saturno, di cui Ferentino fa parte, sanno di mito, per questo le abbiamo chiamate mura del mito. E questo è uno dei nomi con cui avevamo pensato già 11 anni fa, con l'amico Riccardo Passagrilli di Amelia, proprio notando la grande similitudine tra le mura di Amelia in Umbria, quelle di Alatri, queste di Ferentino,
una grande similitudine nei blocchi poligonali di queste mura, abbiamo pensato di creare un percorso di visita nel centro Italia. Idea che è andata crescendo, anche affiancandoci ad altri amici e a 6 amministrazioni comunali, di 6 città, una per ogni regione. Alla fine abbiamo scelto queste 6 regioni dell'Italia centrale per avanzare la proposta affinché le mura poligonali diventino patrimonio dell'UNESCO. Nella cittadina di Arpino abbiamo un'acropoli separata dal centro urbano, con la notevole presenza di un arco a sesto acuto in opera poligonale unica nel suo genere. Le mura di Arpino sembrerebbero il più antico esempio di fortificazione ciclopica del Lazio. Un popolo ancora oggi non identificato, avo degli odierni arpinati, recinse entrambe le colline, collegandole tra di loro con una muraglia lunga circa 3 km. Nei suoi tratti più antichi, la fortificazione potrebbe essere collocata in piena età del ferro, intorno al VII-VIII secolo a.C. La tecnica edilizia, infatti, è completamente differente da quella delle altre più importanti città megalitiche del Basso Lazio. Non vi sono ad Arpino quegli enormi poligoni di calcare con bacianti perfettamente tra di loro, caratteristici della terza maniera dell'opera poligonale. I blocchi di cui è costituita, infatti, sono più piccoli di quelli della tecnica poligonale appena sbozzati, con gli spazi tra loro in gran parte riempiti con pietrame minore. Ciò non toglie che, in alcuni punti, la muraglia raggiunga anche i 6 metri d'altezza. Gran parte del materiale utilizzato, inoltre, non è il tradizionale calcare, ma un marmo locale bugnato, la puddinga, che conferisce al fortilizio un aspetto caratteristico. La fortificazione, quindi, potrebbe appartenere a un'epoca precedente ai contatti tra le popolazioni locali e le colonie greche della Magna Grecia. Ma se Stonehenge in Inghilterra passa per un grande centro astronomico, cosa impedisce a queste strutture megalitiche italiche di essere un raro ma significativo esempio di archeoastronomia? Recenti studi effettuati da Don Giuseppe Capone, uno studioso del luogo, hanno appurato che l'intero complesso edilizio di alatri, mura e acropoli sia stato concepito in base ad un unico progetto complessivo, avente come centro esatto un punto dell'acropoli dove è possibile osservare il sorgere del sole al solstizio d'estate in allineamento con lo spigolo di nord-est dell'acropoli stessa. Il sacerdote, inoltre, ha scoperto che in tale punto si incrociano perfettamente le linee rette ideali che congiungono radialmente porte e torri della cinta muraria. Infine, i due lati obliqui del trapezio costituito dall'acropoli si congiungono idealmente in una porzione di cielo dove esattamente intorno al 1200 a.C. era ospitato il sistema delle costellazioni Centauro-Croce. Poiché la costellazione della Croce non è più visibile nell'emisfero settentrionale a partire dal 1000 a.C., si evincerebbe una funzione religiosa rituale dell'acropoli di Alatri precedente alla realizzazione della fortificazione megalitica. L'archeoastronomia rivelerebbe l'esistenza di un unico progetto complessivo nella realizzazione della Città Bassa e dell'acropoli di San Felice Circeo. Lo studioso Corrado Sampieri, infatti, ha evidenziato che la linea dei raggi del sole al solstizio d'estate collega perfettamente l'angolo sud-ovest dell'acropoli con la porta principale della Città Bassa, passando per una costruzione ipogeica apposta all'interno dell'acropoli. In tale giorno, inoltre, un raggio di sole penetra obliquamente nel foro di questa ultima costruzione e va ad incrociare un punto della circonferenza della sua base sotterranea. La forma dell'acropoli e della Città Bassa, infine, coinciderebbe, rispettivamente, con quella delle costellazioni del Toro e di Perseo. L'origine di quella che viene indicata come l'acropoli dell'antica Circei è piuttosto controversa. Secondo alcuni storici, sarebbe stata innalzata in età repubblicana, nel 393 a.C., probabilmente ad opera degli Etruschi, questione sulla quale permangono interrogativi, nonostante rilevanti ritrovamenti a favore di questa tesi.
L'acropoli compone una forma che può ricordare in modo vago un quadrilatero ed ha un perimetro di circa 678 metri. Di particolare fascino è l'angolo nord-est, da dove si domina il mare e l'entroterra, posizione che fa presupporre una funzione difensiva della costruzione. Al di là della linea ufficiale resta qualche ragionevole dubbio. Infatti queste fortificazioni sono molto simili a quelle erette dai pelasgi, che conoscono il modo poligonale di costruire una fortezza proprio come la cultura micenea, mentre i romani costruiscono a opera quadrata, e dai focei, una popolazione dell'Asia Minore che fu tra le prime a risalire le coste tirreniche, secondo la ricostruzione di Erodoto. I Pelasgi furono un popolo che in Italia conobbe il massimo splendore tra il Liri e il Tevere, tra la catena appenninica e la costa fino a Minturno, tra il 1330 e il 1200 a.C., continuando a operare sino alla fondazione di Roma, inglobati poi successivamente comunque nella potenza romana, attorno al 500 circa, dato che Tito Livio indica sia Segni che Circei come luogo dove i coloni romani andarono a presidiare, ma non a fondare. Siamo a San Vittore del Lazio, a 1205 metri sopra il livello del mare. Le pendici del monte furono abitate dai pastori sanniti che, a difesa delle zone interne del Sannio, realizzarono una possente fortificazione costituita da mura poligonali ancora ben visibili e in molti punti ben conservate. La lettura del decimo libro dell'opera monumentale Ab Urbe Condita, dello storico dell'antica Roma Tito Livio, nel quale vengono descritte le vicende della terza guerra sannitica, permette di localizzare la mitica città di Aquilonia, distrutta dai Romani nel 293 a.C. C'è un tratto molto ben conservato di questo oppidum, di queste mura di primo e secondo ordine. Era forse l'oppidum difensivo di Aquilonia. Vi ricordo che nel decimo libro del grande storico romano Tito Livio si parla che Aquilonia fu distrutta dai Romani, dalle legioni romane, nel 292 a.C. Come facciamo a dire che Aquilonia? Emilio Pistilli come ha fatto a intuire questo? Sarà vero? Ci sono degli indizi molto importanti. Salendo sui tornanti di Monte Cassino, verso il secondo o terzo tornante, guardando in direzione di San Mucro, si vede che Monte Chiaia, che appartiene al territorio di Cervare e sul versante che guarda San Vittore, guarda verso di noi, la sua forma è come un tumulacro, un esagono, la parte alta dell'esagono, che copre di fatto questa parte di colle Marina Falascosa. Tito Livio dice che le legioni romane si nascosero dietro questo tumulacro per poi assaltare di notte l'oppidum. È molto bella questa intuizione. È importante. Per noi è un orgoglio parlare di Aquilonia in San Vittore del Lazio, anche se molti sostengono che non sia vero, perché tanti la cercano, tutti la vogliono, ma nessuno l'ha ancora trovata Aquilonia. Al di là di ogni ragionevole dubbio, il misterioso luogo, oltre alla innegabile bellezza paesaggistica, emana una singolare energia. San Vittore del Lazio si trova al centro di un importante punto di confluenza di tracciati viari, anteriori al periodo della romanizzazione, che sfruttavano le valli fluviali del Peccia e del Garigliano, un asse pedemontano che collegava il Latium ad Iectum al Molise attraverso il cosiddetto Passo delle Tre Torri e vari tratturelli che dirigevano direttamente verso le miniere delle Mainarde. Ma tornando alle rovine megalitiche, anche in questo caso rimane priva di risposta la domanda: chi ha realizzato quest'opera e perché? Forse i Sanniti, le antiche popolazioni italiche che avevano occupato queste terre al confine tra Lazio, Molise e Campania? O invece i Pelasgi, i popoli del mare,
che in queste zone avevano portato a compimento importanti opere, poi spariti, inglobati con le popolazioni italiche. E questo forse è il punto più spettacolare di tutto questo complesso archeologico di grande prestigio. Essendo qui le pendici della montagna, e qui siamo sulla parte terminale di Colle Marena Falascosa, è molto ripida. Pertanto le mura costruite a blocchi non le vediamo facilmente, però più avanti, andando verso lato San Pietro Infine Mignano, ci sono delle emergenze rocciose. A quel punto si parla di cuci e scuci, perché i tratti di mura venivano a collegarsi con le emergenze rocciose per poi riprendere subito dopo. Veramente ingegnoso questo. Con l'avvio del progetto Summa Ocre si è iniziato a dare valore a una serie di tracce di evidenze presenti sia nelle valli interne, come Valle dell'Ospedale, Valle Atenza, valli di origine morenica che si prolungano e vanno in contatto fisico e anche culturale con il Molise, che con tutto quell'aspetto legato allo sfruttamento degli spazi ai fini agro-silvopastorali. L'emergenza di Colle Santa Maria, che è una piccola collina che affaccia direttamente sul vallone dell'ospedale, è caratterizzata da una frequentazione in un'età molto antica. Le indagini archeologiche di superficie hanno permesso di poter recuperare e studiare materiale archeologico che va dall'VIII secolo a.C. a tutto il VI secolo a.C., con tracce evidenti di una strutturazione. È strutturato una doppia cinta in poligonale, una muraglia molto accurata, di modeste dimensioni, che racchiude la sommità di questa collina. Questa realtà detiene il primato di essere la parte più antica, la prima, che attesta la prima frequentazione di questa enclave interessante dell'Appennino centrale. Ma questo luogo è salito alla ribalta delle cronache in tempi più recenti, quando immagini dall'alto sono state in grado di rivelare significative composizioni di massi che, osservate dalla giusta distanza, assumevano suggestive forme. È il marzo 2012 quando viene resa nota questa scoperta. 7 cerchi concentrici posizionati sul monte, in un luogo estremamente isolato. Si tratta di una formazione certamente artificiale, realizzata dall'uomo. Siamo su Colle Monte Sant'Angelo, parte integrante del monumento naturale di Monte Samucro. Questo massiccio, in effetti, copre tutta questa vasta area. Su questo colle, però, c'è qualcosa di interessante. I cerchi concentrici. Cosa sono? Li ha scoperti negli anni 2000 l'amico archeologo Dante Sacco. Questi cerchi, però, cosa avranno come significato? L'annuncio viene dato sulla rivista Phoenix nel marzo 2012 con un reportage a firma di Giancarlo Pavat e con le immagini del fotoreporter Antonio Nardelli. I 7 cerchi concentrici formati da massi in pietra calcarea di diverse dimensioni si trovano su un dosso battuto dal vento, completamente brullo, a circa 800 metri di quota, orientati verso est, cioè verso il punto in cui sorge il sole. La larghezza del cerchio esterno è notevole, di almeno 50 metri di diametro. Si tratta forse di ciò che rimane di un'antica costruzione megalitica. Quel che è certo è che le singolari formazioni hanno destato l'attenzione di molti. Queste forme circolari richiamano alla mente la leggenda di Atlantide, civiltà le cui città erano formate da cerchi concentrici di terra e acqua, secondo quanto riporta Platone nel Timeo. Ma tutto si riduce a suggestioni leggendarie, poiché la verità appare molto più prosaica di quanto si possa immaginare. La curiosità c'era, c'è sempre stata, anche la suggestione di vedere questo paesaggio profondamente inciso e distinguibile, senza nasconderci, distinguibile dalle riprese satellitari o anche nella
percezione paesaggistica nel momento in cui si va a salire sul crinale del Monte San Mauro. L'attenzione è stata data, la metodologia applicata è stata quella di verifica. Ipotesi suggestive identificherebbero i Pelasgi come i discendenti diretti della mitica Atlantide, l'isola abitata da giganti abili nella navigazione e dalle spiccate doti ingegneristiche e costruttive, spazzati via da uno dei cataclismi che si abbatté sulle terre emerse, sconvolgendo l'umanità e azzerando le civiltà. I Pelasgi erano chiamati dai greci dioi, cioè divini, proprio in virtù delle loro competenze tecniche. Erano di statura superiore rispetto agli altri popoli europei, da cui forse l'appellativo di ciclopi o giganti, figure mai individuate con precisione, ma presenti nella Bibbia e in raffigurazioni di molte civiltà arcaiche. Di Atlantide ne fa menzione Platone, descrivendo l'isola e le sue genti. In mancanza di testimonianze sull'argomento, non ci resta che abbandonarci alle narrazioni favolistiche legate al mito e alle teorie di studiosi e appassionati di mistero che nel tempo, per confezionare spiegazioni plausibili, si sono avventurati lungo i sentieri della fantasia. Soprattutto su San Vittore bisogna dire che a vederlo così fa un certo impatto, perché effettivamente è difficile legarlo a qualche nostra civiltà, ma forse, molto probabilmente, a qualche gruppo etnico venuto dall'esterno e non di vita effettivamente sulla nostra Italia, come romani o spartani o altre civiltà che hanno vissuto sulle nostre terre. Nella verifica della documentazione delle foto aeree precedenti gli anni 80 e successive, si è arrivato a definire che quell'intervento è stato fatto all'incirca alla fine degli anni 80, primi anni 90 del secolo scorso ovviamente, e con una funzione di monumentale pacciamatura. Gli elementi della storia, del mito, della leggenda si incontrano, si sovrappongono ed infine si fondono, dando luogo a quel patrimonio di informazioni che arricchiscono l'uomo, il quale, se anche ricerca incessantemente spiegazioni logiche a ciò che appare insondabile, in continuo dialogo con le proprie emozioni, finisce per far proprio anche ciò che non appartiene al campo della razionalità.